Come poteva Keyforge essere il passatempo più amato al mondo? Una sua gestione differente avrebbe potuto avvicinare molti più forgiatori ai tavoli da gioco? E quali punti fondamentali avrebbe dovuto toccare la FFG per trasformare l'idea di Richard Garfield in una miniera d'oro? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Dopo le varie discussioni avute dovute alla pubblicazione delle nuove artwork e del comunicato di Garfield, diversi forgiatori hanno iniziato a raccogliere delle idee su come sarebbe stato possibile sfruttare appieno il potenziale di Keyforge, magari anche in vista di un ritorno in mercato in un ipotetico futuro. Quindi mi sono preoccupato di raccogliere le varie idee e tra la moltitudine di pensieri, quattro in particolare hanno attirato la mia attenzione, che andandole a concatenare assieme avrebbero rappresentato la ricetta ideale per proiettare il nostro amato Unique Deck Game verso l'Olimpo dei migliori giochi di carte mai realizzati fino ad ora. Prima di iniziare, se volete acquistare i prodotti del vostro gioco di carte preferito o gli accessori che renderanno unica la vostra esperienza ludica, vi consiglio di visitare Fantasia Store, dove troverete un catalogo fornitissimo di prodotti pronti a soddisfare ogni vostra singola richiesta. In descrizione troverete il mio referral link che potrete utilizzare per i vostri acquisti. In più, per ogni acquisto che farete, potrete beneficiare anche di un ulteriore sconto del 5% su ogni carrello ogni volta che vorrete inserendo il codice CROGIOLO5. Utilizzando il referral link aiuterete anche il canale a portare sempre nuovi contenuti innovativi che tratteranno argomenti riguardanti i vari GCC. E se effettuerete l'ordine entro mezzogiorno, la consegna sarà a casa vostra in 24-48 ore. Cosa state aspettando? Se cercate i migliori articoli, Fantasia Store sarà la risposta. In più, volevo invitarvi ad iscrivervi al canale, dato che molti di voi guardano i video dell'Arconte del Crogiolo, ma non avete ancora cliccato sul pulsante iscriviti. Pensate che se tutti voi lo faceste ora, potremmo raggiungere oltre i 10.000 utenti, quindi il vostro supporto è fondamentale. Datemi una mano a far crescere la community. Basta un singolo click. Ed ora scopriamo assieme quali sono queste quattro correnti di pensiero che potrebbero portare Keyforge a diventare uno dei giochi di carte più amati di sempre. Andiamo a dargli un'occhiata. What if? Il primo passo che la FFG avrebbe dovuto fare è sicuramente acquistare il dominio Decks of Keyforge. Perché ciò? In principio il gioco era molto semplice e per questo divertiva ed attirava sempre più giocatori provenienti da ogni parte del globo. Compri un mazzo, lo apri, lo giochi. Punto. A seconda della capacità del forgiatore poi, e anche alla profonda conoscenza del proprio unico, dopo aver affrontato match su match anche un deck che, all'apparenza non sembrava eccellere per prestazioni, si rivelava una bomba in grado di dominare negli eventi locali se utilizzato dal legittimo proprietario. Poi è arrivato DOC, e l'assegnare un valore numerico chiamato SAS ad ogni singolo insieme di carte ha generato anche un interesse che andava ben oltre il semplice gioco. Da quel momento sempre più forgiatori iniziavano a sbustare confezioni non per il gusto della scoperta e del divertimento, ma nella speranza di ottenere la cosiddetta bomba, ovvero quell'unico che a livello competitivo avrebbe potuto dire la sua in modo fermo e deciso, spaccando a metà interi tornei competitivi. Ed è proprio con la nascita del SAS che Keyforge ha iniziato a vivere l'inizio della fine, vedendo un calo sempre più vertiginoso di vendite, direttamente proporzionali al numero di giocatori, subendo il colpo di grazia a causa della pandemia che ha penalizzato in modo categorico anche l'organizzazione di eventi dal vivo, vietandoli per la sicurezza collettiva dei cittadini per evitare il diffondersi del virus. E udite udite, proprio come per il periodo di incubazione di qualsiasi agente patogeno, DOC da strumento utile ai giocatori si è rivelato invece essere proprio un virus silente che al momento più opportuno ha dimostrato i suoi sintomi, portando ben presto il nostro amato gioco di mazzi unici al mondo ad essere malato e sempre più precario. E così, quarantena.
Essendo bisognoso di cure, FFG ha annunciato il ricovero mettendo il progetto sotto chiave nella promessa che un giorno, chissà quando, il gioco sarebbe tornato più forte di prima. Dato tutto ciò, la domanda che potrebbe sorgere nelle menti dei più potrebbe essere: come si sarebbe potuto evitare tutto questo? E davvero la nascita di uno strumento come il SAS ha condannato a vita Keyforge? La risposta è certo che no, ma proprio come fa un organismo che sviluppa anticorpi per combattere al meglio il morbo, anche la FFG avrebbe dovuto adattare il sistema immunitario di Keyforge per renderlo più forte ed in grado di affrontare al meglio i cambiamenti in corso al tempo. Ma in che modo? La risposta è più semplice di quanto si possa pensare. L'acquisizione di DOC. Notando il disastro, quindi, qualcuno dai piani alti avrebbe potuto dire: stop, qui le vendite calano a picco, c'è un problema che non riusciamo a notare ma che è reale. Qual è il perché di questo crollo nelle vendite? E così naviga qui, naviga lì sul web, tra la selva di blog e forum, salta fuori che il virus SAS sta letteralmente distruggendo un progetto partito benissimo ma che con il passare del tempo ha iniziato a mostrare i primi segnali di cedimento. E allora qual è la cura a questo terribile flagello? Ed è in questo momento che entra in scena il vaccino. La FFG non è una società piccola che è nata ieri e fatica a pagare i conti. Tutt'altro, anche perché dopo la fusione con Asmodee Edition, pur continuando a pubblicare con il nome di Fantasy Flight Games, ha assunto una nuova identità trasformandosi in Asmodee North America. Ora, non voglio fare i conti in tasca alla casa franco-americana, lungi da me, ma potevano almeno sondare il terreno e valutare assieme ai proprietari del sito DOC se attraverso una exit avrebbero potuto acquistarlo. Così, facendo un'offerta generosa, il virus sarebbe diventato magicamente la cura, proprio come quando il veleno dei serpenti viene utilizzato per sintetizzarne l'antidoto. Quindi, non potendo combattere il fenomeno SAS che ad ogni mazzo estratto dalla confezione guadagnava sempre più potere, la FFG, acquistando l'intero ecosistema che stava infettando il proprio prodotto, ha deciso di alimentarlo. Il tipico "non puoi batterlo, alleati a lui". E senza farsene accorgere dalla community, con un colpo da maestro, la Fantasy avrebbe non solo trovato la cura, ma anche potenziato Keyforge allo stesso tempo. Già, perché ora, possedendo sia il calcolo matematico che sta dietro al SAS, sia il famigerato algoritmo che genera i mazzi, la strada per Eldorado sarebbe stata a portata di mano, semplicemente andando a fondere questi due fattori, rivisitando l'intera struttura che sta dietro il gioco e lo sostiene. Adattare l'algoritmo. Lo scenario è il seguente. La FFG ha il controllo generale di quello strumento che viene riconosciuto da ogni forgiatore come l'ascesa del messia. E fin qui ci siamo. Ma ora si deve riuscire a trovare una strada che possa consentire a Keyforge di scalare la classifica di gradimento fino ad arrivare ai vertici. Come si fa? Ed è lì che il disegno diventa opera d'arte. Qualcuno, durante una riunione, suggerisce: avete presente Pokémon, dove per ogni box c'è al suo interno una carta di una certa rarità garantita? E se facessimo lo stesso, assicurando al compratore un mazzo 80 più SAS ogni volta che acquista un set da 12 mazzi, mantenendo il prezzo stabile a 10€ e dando a chi compra, anche se nuovo nel gioco, l'occasione di ottenere un bel deck pronto all'uso che davvero può dargli la possibilità di competere in tornei di qualsiasi natura? Silenzio in sala. Il CEO si alza e applaude ed ogni membro del consiglio fa lo stesso. Genialata del secolo. Si parte immediatamente con la progettazione che viene realizzata in tempi piuttosto brevi e il prodotto viene lanciato attraverso una live che sono sicuro avrebbe scatenato le gioie di tutti i forgiatori, fan o meno, del prodotto. Posso dirvelo perché mi sto immaginando me stesso e la mia reazione se una notizia del genere fosse stata resa pubblica e quindi concreta e non presente solo sul piano dei sogni.
Rendendo quindi ogni set potenzialmente esplosivo, si sarebbero create correnti di pensiero che avrebbero sostenuto l'era dell'ascensione piuttosto che mondi in collisione, e da lì ogni espansione sarebbe diventata una specie di gilda con membri pronti a battersi per gli ideali delle casate in esso contenute. E magari si sarebbero potute creare addirittura squadre che, riunendo i propri campioni, avrebbero gareggiato in tornei dedicati dove alla fine si sarebbe eletta l'espansione migliore. Ora, non ho la minima idea di quanti siano i matematici che lavorino alle stringhe numeriche che vanno a comporre gli unici, ma, parlo da ignorante, non credo sarebbe stato impossibile suggerire all'algoritmo di generare un deck SAS 80 più ogni tot mazzi. E dato il successo dell'idea nata in quella riunione, la FFG, come uno squalo bianco in cerca di prede, avrebbe potuto completare l'opera consacrandola a capolavoro assoluto. Ascolto ed ufficializzazione dei formati di gioco amatoriali. Già nel nostro multiverso di idee diverse per giocare in modo creativo ed alternativo a Keyforge ce ne sono state. I numerosi video presenti qui sul canale che hanno parlato delle più disparate modalità di gioco create dalla community ne sono la prova. SAS Cup, multigiocatore, tutti contro tutti, PvE, avventure, crossover e chi più ne ha più ne metta. Ora, immaginate se nel What If che ha caratterizzato questo video la FFG fosse stata comunicativa e attivamente interessata al parere dei giocatori e alle loro idee. Come è successo per il formato Commander in Magic the Gathering, nato in Alaska e reso noto da dei giudici di gara che lo hanno sfruttato in un side event di un Grand Prix, fino a quando è diventato talmente famoso che ha avuto supporto direttamente dalla Wizard of the Coast, anche le idee nate dalle menti dei diversi forgiatori avrebbero potuto trovare supporto totale da parte della Fantasy Flight Games, rendendo ufficiale i tornei SAS Cup, ad esempio, o le varie modalità multigiocatore che negli anni hanno sempre più popolato i forum. Ciò avrebbe generato un movimento tale di idee che ad un certo punto, per quante sarebbero state, avrebbero costretto la casa madre a mettere uno stop, accogliendo solamente quelle che, a loro parere, sarebbero risultate le migliori da sviluppare e da essere integrate all'interno di tornei ufficiali, pronte per far divertire grandi e piccini in eventi sempre più popolati da appassionati del gioco. E così, dopo aver svolto alcune semplici manovre di mercato, la FFG si sarebbe ritrovata con un gioco che, a vele spiegate, si sarebbe incamminato di diritto verso la gloria, essendo unico nel suo genere ed avvicinando sia casual che pro player al suo modo d'essere. Tutto ciò è, ripeto ancora una volta, un enorme what if che chissà in quale angolo del multiverso è accaduto, mentre nella nostra realtà, notizie dell'ultima ora, è in corso una svendita di 1€ a mazzo del set MM. Sì, avete capito bene. Mutazione di massa, l'espansione che è rara quanto l'oro sulla luna, viene venduta ad un decimo del suo valore reale, niente di meno che, e qui arriva il pezzo forte, da parte della casa madre in persona. Un segnale non proprio roseo per ogni appassionato forgiatore di rivedere Keyforge sui tavoli da gioco, né presto né tardi. Ma quello che stanno tramando gli agenti segreti della FFG, solo loro lo sanno. Chissà se dopo la liquidazione non ricostruiranno sulle macerie di un progetto oramai distrutto, come la Troia dei racconti epici, uscendosene con una versione 2.0. Dati i vari segnali, di dubbi ce ne sono molti e di perplessità di più. Come dico sempre, solo il tempo, che temo sia arrivato purtroppo agli sgoccioli, e gli architetti sapranno darci una risposta. E voi credete che ci sarà un secondo atto del nostro amato gioco di mazzi unici al mondo? Come sempre, fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci, vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio per essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.